pizza di Salazar Steinbach alias Claudio Pacchiega. Scusate, volevo beccare il titolo esatto perché è stato spostato il suo appuntamento. Salazar Steinbach aka Claudio Pacchiega con costruirsi un mondo virtuale privato sul proprio computer, una soluzione open source. Ok, allora mi sentite? Io faccio che parlare, intanto se poi mi tippate si muove l'avatar. Allora, molti di voi sanno, lo hanno visto in tutti questi giorni, ci sono delle cose fantastiche che vengono fatte in Second Life, ma anche in OpenSim. OpenSim è una soluzione che viene... È una soluzione che viene fatta, dove avete visto, forse non avete visto voi, ma noi abbiamo fatto lo streaming oggi, di insegnanti che nel mondo, su Craft, fanno delle iniziative educational a costi estremamente contenuti e in un ambiente molto controllato, e anche grazie all'Indire che lavora appunto con il Ministero dell'Istruzione. Però una cosa che pochi sanno fare, eppure è molto facile, è quella di farsi un intero mondo virtuale proprio direttamente dentro il nostro PC. E questa è una possibilità che si fa in 5 minuti se si ha Windows. Basta andare a scaricarsi il Simon Stick, cioè che è un'applicazione portabile non eseguibile, che viene scaricata da un sito che si chiama appunto Simon Stick, e facendo, andando su Simon Stick in pratica si riesce a scaricare direttamente questo file che è di circa 110 MB. Quando questo file viene scaricato, viene eseguito, cioè anzi viene consiglio di scaricare la versione .zip, in modo da crearsi una semplice cartella, e dentro questa cartella c'è tutto un motore che permette di avere un database, permette di avere un server web intero, completamente a tutto autocontenuto. E poi dentro c'è ancora, dentro una cartella diva OpenSim, c'è un OpenSim.exe, che lanciandolo praticamente lancia tutto in maniera facile da usare, nel senso che poi basta poi collegarsi con Impudence o con Firestore, e a quel punto si riesce a, collegandosi su localhost 2.9100, cioè con l'indirizzo di OpenSim, si riesce a entrare a fare tutte le vostre costruzioni. Una cosa molto semplice che si può fare è appunto quella di costruire intere ambientazioni e poi salvarsi un singolo OAR, quindi un backup di tutte le proprie attività, e a questo punto questo OAR può essere trasferito su delle grid ufficiali, mostrato in giro, navigato, e niente, quindi diventa un modo proprio locale, autocostruito, quindi che non dipende dall'Inter, non dipende da nessuno, anche dalla connessione wireless, cioè se mi sentite? No, noi non vi sentiamo. Ci sono domande? Sì, ditemi domande pure. Scrivete le domande. Se avete delle domande, fatele pure, perché questa sessione. Intanto ci dicevano che adesso in questo momento lo streaming, bontà di Dio, sta anche funzionando, quindi magari vi potete anche vedere direttamente lì. Purtroppo non possiamo prevedere più di tanto perché crash o cose del genere, però se scrivete qualcosa, cioè, ad esempio una domanda stupida, ma quanti di voi sono riusciti, sono riusciti a costruirsi o hanno voglia di farsi una sfida sul vostro mondo? Qualcuno sta scrivendo, purtroppo io non sento nulla da voi. Allora no, non ci vuole un PC potente, perché il server occupa al massimo un po' di memoria, quindi ci va circa 2 GB di RAM. No, non è importante. Infatti
avanti, addirittura puoi girare anche sui tablet. Il problema poi dopo è che dovrai collegarti con un browser, quindi di solito il problema più grande sono i browser, quindi ci sono dei computer vecchi che non supportano Firestorm ad esempio. Però il server, no, il problema qui andrebbe anche, perché qui il problema è la linea, cioè che proprio non c'è, manca la connessione. Però appunto in questo modo voi siete al sicuro, potete sviluppare in proprio queste cose e poi alla fine potete fare l'upload liberamente di queste cose, ma soprattutto una cosa che secondo me è interessante, che potete avere un senso di proprietà dei vostri oggetti che quando siete in Second Life tutto sommato non avete, nel senso che quando scaricate un prim e i prim finiscono sui server di Second Life e poi riprenderli indietro è un casino, cioè, addirittura alcune persone, alcuni artisti sono obbligati a scaricarseli in modi strani per riuscire ad averli. Mettere in curiosità su qualcosa? Ecco, però per fare il mondo, io faccio dei video sui canali, sui canali di Sarna, però a volte ci sono sempre delle piccole difficoltà, è sempre una cosa che va a realizzare tanti insieme, no? Cioè, se avete le disabilità, con tutto il gruppo che succede quando si fa indietro tutto il prodotto, si giustifica, e che mi vuole scaricare degli update particolari di Windows, che sono le versioni di .NET, però di solito dovrebbe farlo da solo, però a volte bisogna avere delle conferme. Allora, quando si fanno queste cose, se lo stesso computer è collegato in LAN, ad esempio, tutti quelli della LAN possono accedere al mondo virtuale. Ed è una cosa già notevole, perché molte scuole hanno delle LAN che sono staccate da internet proprio per gestire la scuola, o anche delle aziende. Oppure voi nella vostra casa potete avere più computer collegati al server. In realtà, se lo fate, una simile di questo tipo è accessibile anche da fuori. Solo l'unico problema è che già quando sono i provider di internet, di solito danno dei router, dei firewall, che rendono molto difficile l'accesso esterno al server caricati a casa vostra. Ma se si possono affittare dei server esterni, ad esempio io ho pubblicato un articolo proprio qualche giorno fa in cui ci sono addirittura dei servizi, cioè Zetamix, che fornisce, installa automaticamente un server e lo fa pagare $3 al mese, e questa è già una possibilità. Oppure potete fare riferimento a una community abbastanza grossa di persone in craft, anche gestita con il team, insomma, siamo tutti c'è Tirami Usita, che è un progetto che abbiamo fatto già nel 2008-2009 e che sta andando avanti, nel senso che abbiamo un server che condividiamo, che possiamo tranquillamente condividere con chi ha interessi, soprattutto education, oppure anche artistici, basta che appunto non voglio fare cose stranissime. Su OpenSea si possono avere regioni e potenzialmente anche infinite. Infatti nell'ultima versione di OpenSea le SIM non hanno più un vincolo dei 256 metri, quindi potete avere una SIM di 10 km per 10 km. SLB Wi-Fi, sì, c'è il canale OSG a condizione che ovviamente parli inglese e riesci poi a metterti in contatto bene, altrimenti ci sono queste community anche italiane, oppure chiediamo a te. Sì. No, Simon Stick può supportare, allora lui ti scarica una versione con 4 SIM, però tu puoi configurare quante SIM vuoi. Aspetta, la domanda è se era tutto gratis. Allora, tutto OpenSim è un software open source, che vuol dire che tutti possono usarlo. Possono usarlo chiunque senza pagare niente a nessuno. L'unico problema è avere un server su cui ospitare queste cose. Va bene, primo piano.
Comunque, chi è interessato ad approfondire questo discorso, tra l'altro anche qui a Salerno, io l'altro giorno quando siamo arrivati, c'è stato proprio dei ragazzi che ci hanno proprio fermato, proprio volevano sapere come era scritto, come si faceva installare, proprio c'è qualche della curiosità. E sicuramente è più curioso probabilmente questa cosa di poter fare un server in proprio, che oltretutto è consentito da fare tranquillamente da Minecraft o da altri tipi di realtà virtuali, piuttosto che a volte andarsi a picchiare in Second Life, soprattutto per chi non è creato. Ma il mondo tutto tuo dipende, perché è dosabile, tu puoi avere il mondo tutto tuo, poi a un certo punto puoi dire, che bello, se lo facessi vedere anche a un mio amico o al mio parente, un po' come quando tu fai una foto, ti fai la foto e te la puoi vedere tutta per te, però se la vuoi condividere magari con qualcun altro dall'altra parte del mondo, la puoi fare. Second Life invece a volte c'ha il difetto di essere troppo condiviso, perché se tu metti una scena, c'entrano tutti, poi rischi che arrivi con gli hacker e ce la butti in giù, ad esempio. Ecco, tra l'altro non è necessario avere Windows, si può fare tranquillamente anche con Linux o con Mac. Io ho fatto delle prove e dei video che dimostrano che tutta questa cosa si fa tranquillamente anche con i sistemi. L'unica cosa che a volte sotto Linux si fatica, si dà un filo di più. Però chi ha Linux di solito ha già deciso di investire quel quid. Parto? Non vedo. Quanti minuti siamo? 11. Siamo 11 minuti, pensavo di essere una persona che parlava troppo. Quindi abbiamo ancora 5 minuti. 5 minuti, giusto? Sì. Se c'è qualcuno che... qualche altra cosa che si può... Allora, il funzionamento degli script è migliorato notevolmente negli ultimi anni. Che ne dicono alcuni anche qua presenti? Adesso qui non lo vedo, però c'era Claudio che comunque diceva che era andato in open source e non funzionava niente. In realtà gli script in open source funzionano non come Second Life, però vi posso assicurare che io insegno ai degli insegnanti e degli alunni, delle persone, anche oggi sono arrivati da open source dei ragazzi che avevano avuto 17-18 anni e che loro sono riusciti tranquillamente a costruire delle intere sigle con le porte, con le animazioni, con tutto quello che è necessario. Dunque, su Cimberlana funzionava quasi... Ah, per vedere tutto, sì. Gli script su Cimberlandia funzionavano, però non potevi avere ad esempio più di un centinaio di script per sim. Ora noi abbiamo su Edmondo delle sim che hanno anche 70.000 frame, e che hanno anche, non so, tipo 2.000 script, che sono più o meno la quantità di script che ci sono su Second Life, cosa che su Cimberlandia va 2-5 la sim. Quindi l'evoluzione c'è stata, è stata notevole. Gli script hanno ancora qualche problemino, d'accordo, ma sono decisamente più abbordabili, e soprattutto quello che io, che a me disturbava parecchio in OpenSea fino a 2-3 anni fa, è che ricresciava tutto. Cioè, ogni 5 minuti cresceva la sigla, soprattutto se c'erano tanti script. Adesso questo problema è stato abbastanza affrontato e risolto. E l'altra cosa, ne parlavo anche con tante persone anche qua, discutendone qua con persone che conoscevano OpenSea negli anni passati, su OpenSea si incontrano degli avatar con ottime skin, con ottime shape, quindi con tanti meno vestiti, magari non così belli come quelli che si trovano su Second Life, però la differenza è pur, ovviamente, ripeto, chi cerca veramente, ricercatissimo di Second Life, probabilmente non ce la fa. Però chi arriva di solito su OpenSea con l'intento di farsi le proprie impressioni, quelli fuori, qui ci sono i rocchettari che fanno tutto. Quindi chi ha interesse veramente a usare i mondi virtuali per creare qualcosa di nuovo, sicuramente può apprezzare. E gli altri, e qui non è proprio facile, anzi è facile che c'è niente da loro. Va bene, con questo vi chiedo scusa un po' per...
bloccati a aspettare che noi ci contattiamo per riuscire a parlare con voi, è stata un'impresa. E soprattutto è Baby Puri, insomma, ha dovuto lavorarci molto. Però qua Steph, l'ambiente anche che si respira con noi, e, nonostante l'avversità, è stato positivo naturalmente. Con questi applausi. Grazie Salazar. Allora Fiona, come siamo messi con gli appuntamenti?